Benvenuti tutti ragazzi in questo nuovo episodio delle Phoenix News. Questa volta ci saranno una sfilza di notizie molto veloci, molto rapide, ma molto interessanti. Iniziamo subito con un'incredibile notizia sulle batterie che dovrebbero essere riusciti a trovare un metodo che converte le radiazioni in batterie che durano fino a 5.000 anni, incredibile. Secondo questa idea, l'Università di Bristol, che è in Inghilterra, si è occupata di trasformare i gas radioattivi in diamanti, e questo tipo di diamanti riesce a trasformare la radioattività in energia elettrica. Quindi in un certo senso si parla poi di batterie nucleari e ci si guadagnerebbe due volte, poiché si andrebbero a eliminare quelle scorie radioattive dall'ambiente, si andrebbe a produrre delle batterie che durano ipoteticamente all'infinito. L'idea è recuperare decine di migliaia di tonnellate di carbonio 14 lasciate indietro nelle centrali nucleari e con 1 grammo di essi generare 15 joules al giorno per 5.700 anni. Per avere un confronto possiamo prendere le batterie AA e sapere che generano circa 700 joule al grammo, quindi molto di più, ma nella realtà dei fatti si esauriscono poi in un giorno se utilizzate continuativamente, quindi è chiaro che c'è un'evidente differenza tra questi due tipi di batterie. Tuttavia ci sono delle perplessità che nascono dal fatto che non si sanno gli effetti che potrebbero generare questo tipo di batterie su chi le usa o sui dispositivi su cui vengono applicate. Comunque puntano, insomma, a inserirle nei pacemaker, nei droni, persino nelle navi spaziali per riuscire magari al decollo oppure a mantenere l'energia durante tutto il tragitto. Una gran cosa però. Ora passiamo a un'altra notizia. Non so se conoscete il film Minority Report, sia quello vecchio sia quello nuovo dove c'era Tom Cruise. Una figata pazzesca quel film. Comunque il punto centrale, il cuore di quel film è riconoscere i criminali solo attraverso i tratti somatici del viso. E in un'università cinese che è un po' impronunciabile sono riusciti a svolgere una ricerca sull'intelligenza artificiale che grazie all'analisi di facciale riesce a riconoscere e a distinguere un criminale da un cittadino comune, comunque una persona che abbia istinti violenti. Due ricercatori hanno istruito questa intelligenza artificiale, mi sto impapinando, mostrandole circa 1700 fotografie di uomini, donne, insomma un po' un mix. Successivamente le hanno proposte altre 200, chiedendo di riconoscere quali sono i criminali, ed è riuscito a portare al termine questa analisi nel 90% dei casi. Comunque ci sono diverse idee discordanti sul fatto che ci siano appunto queste facce da criminale, che perché a seconda della persona ovviamente, cioè io posso vedere una persona che magari ha una faccia un po' incazzata e non per forza deve essere un criminale, ma magari è una persona che ha passato una brutta giornata. Tuttavia queste persone, questi cinesi, pensano di riuscire a riconoscerle quasi al 100% grazie all'utilizzo del computer. In questo modo si andrebbe anche a eliminare la caratteristica di soggettività che deriva dal fatto che un umano si metta a riconoscere e a categorizzare quella faccia, quel viso, quel comportamento. E magari poi si andrebbe, come appunto nel film che ho citato prima, a prevedere i furti e i crimini solamente dai comportamenti delle persone. Comunque andatevi a vedere il film. Questa qui è una notizia relativamente vecchia e vi parlo dell'errore che c'è stato nella navicella di Schiaparelli, che si è appunto schiantata mentre stava atterrando su Marte. L'errore non dovrebbe essere stato né nel software né nell'altimetro, ma dovrebbe essere stato nel dispositivo di misura inerziale, che dopo vi spiego cos'è. L'errore dovrebbe essere stato un problema di saturazione all'apertura del paracadute, che è durato 1 secondo, ha mandato in tilt tutto il sistema di controllo e quindi ha poi provocato questo schianto. Cioè è bastato 1 secondo per mandare in fumo tutto il viaggio e un bel atterraggio che poteva invece capitare. Un esperto ha spiegato che questo strumento, che appunto è andato in tilt, è il cuore del sistema di navigazione, contiene il giroscopio e l'accelerometro, che è quello che funziona quando ad esempio girate il telefono da verticale orizzontale, lo riconosce, e che misurano appunto le accelerazioni, tutti i movimenti che ha appunto la navicella, per parlare sempre. Da queste informazioni si riesce a ricavare la velocità e la posizione nello spazio
della navicella. Questo oggetto, questo strumento ha avuto una saturazione per un secondo, che è relativamente un lungo lasso di tempo, e ha rilevato un'accelerazione massima fuori scala, quindi ha mandato un parametro errato e ha mandato tutto in tilt, tutti i calcoli. Di conseguenza ha disorientato i sistemi di bordo che erano perfettamente calibrati, facendo credere di essere sotto il livello marziano. Cioè abbiamo questo parametro che invece di dire io sono qui e qua c'è Marte, diceva io sono qui e qua c'è la superficie di Marte, cioè qualcosa di... Io sono sottoterra praticamente. Di conseguenza il sistema di controllo è proceduto all'atterraggio nel minor tempo possibile, perché ovviamente essendo più vicino alla superficie ha detto oh, devo aprire il paracadute perché sennò mi schianto, l'ha fatto in un nanosecondo. Accendendo e spegnendo subito i retrorazzi, quindi tatan, tipo un colpo così, e quindi ha azionato tutti questi strumenti che invece dovevano servire solamente quando era stato raggiunto il suolo. Invece è venuto tutto molto più sopra, molto più distante. E comunque hanno rilasciato dichiarazioni. Comunque ricercatori e scienziati hanno rilasciato dichiarazioni dove spiegavano che questo potrebbe portare degli enormi problemi nei viaggi successivi, perché devono appunto ricontrollare tutti i sistemi, le calibrazioni, i calcoli, eccetera, eccetera. Tuttavia c'è stato un finanziamento extra di 400 milioni di dollari, probabilmente, no, di euro. Di 400 milioni di euro che dovrebbe portare a compimento la missione ExoMars, perché si chiama così. Vi ricordate quel bellissimo treno Hyperloop, quello che andava a 1000 miglia all'ora e decolla? No, non è vero, non è così. Comunque, questa notizia molto flash spiega che a Bari è nato il centro sviluppo italiano dell'Hyperloop, cioè un treno a levitazione magnetica che è in grado di arrivare a 1200 km all'ora. Con un investimento di 15 milioni di euro si sono appunto generati tutti i brevetti, i gruppi, eccetera, eccetera. Si sono chiamati gli ingegneri, i ricercatori. E in ogni caso potrebbe essere un passo in avanti per lo sviluppo della tecnologia del nostro paese, anche se probabilmente andranno a lavorare per un altro paese. Comunque il fatto che sia in Italia vuole probabilmente dire che ci stiamo dando un po' una mossa nel reparto tecnologico. Una piccola interessante e anche un po' scherzosa, diciamo, no, per noi può essere tra virgolette scherzosa, è il fatto che il sito della funzione pubblica è stato hackerato da un 17enne, italiana, e ha subito una sottrazione del database, quindi dei dati, username e password, pari a circa 45.000 credenziali dei dipendenti pubblici. Ovviamente in Italia abbiamo tutti questi sistemi molto mal configurati, soprattutto in questi posti che dovrebbero essere invece protettissimi e inespugnabili. Infatti è bastata un comando che, spiegato semplicemente, permette di accedere al database utilizzando delle falle presenti nel sistema, e ha dato prova di questa azione questo hacker postando circa 9.000 credenziali, censurando numeri telefonici e mail per dare un po' di spettacolo, perché sappiamo ormai che questi hacker vogliono più che altro rivendicare le loro azioni più che distribuirle e rivenderle. In ogni caso è sempre un po' come dire, ci sfiducia un po' il fatto che abbiamo queste protezioni così poco efficienti, dove invece dovrebbero essere, insomma, più inespugnabili di qualunque altra cosa. Anche perché appunto questi dipendenti potrebbero avere le identità in pericolo, perché potrebbero essere state vendute o regalate o messe su internet a caso. Cioè, non è proprio... Non si parla proprio di bazzecole. Ora vi parlo di una notizia un po' più di scienza, ma un po' curiosa, perché abbiamo il famoso Stephen Hawking che parla di una sua teoria secondo la quale ci dovremmo estinguere fra circa 1000 anni. O meglio, mi spiego meglio, 1000 anni da sopravvivere sulla Terra, perché per sopravvivere oltre 1000 anni teoricamente dovremmo trasferirci su Marte. Sottolinea che per il futuro dell'umanità dobbiamo continuare ad andare nello spazio per fare più esplorazioni, per conoscere meglio quello che ci circonda e un giorno magari riuscire a trasferirci. Queste conseguenze possono essere portate dai cambiamenti climatici, dalle pandemie globali,
causate dalla resistenza agli antibiotici, dagli ordigni nucleari che ormai hanno tutte le grandi potenze. Quindi se non vogliamo avere questo risvolto fra mille anni, dovremmo già cominciare adesso a pensare un po' di più al clima. Ovviamente questa è una teoria, però è probabile che effettivamente continuando in questo modo si vada solo a logorare la Terra più che farla prosperare. Questo è il punto. Per concludervi parlo di due belle invenzionette su Kickstarter. Una si chiama Halo Black e l'altra si chiama Switchbot. Prima vi parlo di Halo Black. Sostanzialmente è una... io le chiamo plastichette, no? Quelle che si attaccano sul cellulare per proteggerlo. In realtà si chiama vetro temperato, però di particolare questo vetro temperato ha dei contatti sulla parte sinistra che permettono oltre appunto a proteggere il cellulare come fanno anche quelle normali, cliccando sulla parte in basso a destra del cellulare riusciamo ad andare alla schermata precedente. Questo dovrebbe funzionare solo per iPhone perché ha questo sensore nella parte sinistra che trascinato porta alla schermata precedente. Invece abbiamo questo pulsante virtuale che cliccandolo ci porta alla schermata precedente. Probabilmente ve lo sto facendo vedere in un video, però dovrebbe essere molto curioso, perché soprattutto per il prezzo, perché a parte le offerte finite da $12 e $14, ne abbiamo ancora alcune da $14 che, voglio dire, si trovano adesso dei vetri temperati a 20 euro che fanno schifo e non hanno questa funzionalità. Magari ci arriva tra 3 mesi, però abbiamo una cosa che nessuno ha, cioè una gran figata. Invece vi parlo velocemente dell'altro progetto Kickstarter, che si chiama Switchbot, come ho detto prima, che dovrebbe essere una scatoletta quadrata che ci permette, dopo averla applicata ad esempio a qualsiasi cosa abbia un interruttore, come l'interruttore della luce o del computer, attraverso il collegamento Bluetooth, quindi basso consumo, cliccando sull'applicazione, azionare, spegnendo, accendendo il dispositivo a cui l'abbiamo attaccata. Ad esempio, se noi l'applichiamo sulla parte alta dell'interruttore della luce, ci sarà una specie di ditino che fa in questo modo qui. Noi andiamo a cliccare dalla nostra app, magari quando siamo in bagno e non vediamo una mazza, clicchiamo su questo tasto e si accenderà magicamente la luce senza andare a fare incredibili collegamenti elettrici o casa domotica, eccetera. Questo invece è un po' più caro, ho visto che tutte le offerte più basse sono finite, rimane solo più la $49 che ne contiene due, che dovrebbero anche funzionare con la stessa app, che dovrebbe appunto controllarne un tot fino a non lo so quante. Però è figo. E invece, signori, non ho ancora concluso, ho ancora un paio di notizie per voi. Apple, grazie alle sue incredibili mappe nuove, che in realtà non sono tanto funzionali ma sono un po' buggate, ha deciso di farsi un po' l'innovazione delle mappe e ha preso dei droni e ha deciso di mandarli in giro ad analizzare le strade, le case, la gente in bagno, per creare le mappe e migliorarle appunto. Sta cercando di migliorare anche la parte GPS, la navigazione dentro gli edifici come musei e queste cose qua, e sta cercando appunto di raggiungere Google, anche perché ci sono dei seri problemi, come vi faccio vedere in questa immagine, in cui abbiamo questa strada molto poco dritta, diciamo, un po' non lo so, è un po' inclinata. Io non ci andrei su queste strade qui. No, comunque, a parte gli scherzi, questi droni qua dovrebbero analizzare tutto il territorio e portare a una ricostruzione più precisa delle mappe. Concludo con due piccole parentesi su Amazon. La prima è che Amazon Web Services, che è quella parte di Amazon che si occupa di gestire i server e li mette a disposizione degli utenti pagando, ovviamente, ha deciso di mettere a disposizione un camion con una specie di enorme hard disk dentro che tipo è anti-esplosione, anti-bomba atomica, anti-missili, all'interno del quale si possono memorizzare fino a 100 petabyte di dati, che sono 100.000 tera, credo. Questo container è lungo 14 metri, ha tutti dei sistemi di sicurezza, videosorveglianza, raffreddamento dentro, garantisce una velocità di 1 terabyte
al secondo di trasferimento, e quando tutto è stato trasferito lo porta al data center di Amazon e lo memorizza nei nostri incredibili server. Io penso che questa roba qui la faranno solo tipo, non lo so, le aziende disumane, no, la Samsung magari no, perché i suoi, comunque delle aziende molto grosse che hanno molti dati e si affidano a Amazon per archiviarli. Io 100 petabyte di dati, non so in quante vite riuscirei a raggiungerli, però è così. C'è gente che evidentemente serve questo servizio, se no non l'avrebbero neanche creato. Forse vi ricordavate quella notizia in cui parlavo di Amazon Prime Now che andava a consegnare la carne in molto poco tempo, non mi ricordo neanche quando. Sta di fatto che ora nell'area del Milanese si è evoluta e ora spedisce anche il pesce, perché c'è troppa carne, spediamo un po' anche il pesce. È disponibile quindi a Milano e in 46 comuni e riesce a spedirlo in un'ora, massimo 2 ore, in un orario che va dalle 8 a mezzanotte, 7 giorni su 7. Ovviamente funziona solo con Amazon Prime, che è quel servizio che costa 20 euro all'anno e ci toglie tutte le spese di spedizione. Però in questo caso la spesa di spedizione sarà 6,90. Inoltre l'importo minimo è 19 euro. Insomma, abbiamo la carne e il pesce, ci manca solo la pasta asciutta, il sugo e ci facciamo la cena. Io direi che potrei concludere qui e dovrebbe essere durato un po' più del solito, ma dopo 3 settimane senza la mia incredibile presenza, dovevo per forza infarcirvi con un po' di notizie interessanti. Spero di rivederci la prossima settimana, se riesco, se no vedrete il buon Phoenix che critica qualcosa. Noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e iscrivetevi soprattutto al bot di Telegram, Loot Game Bot, che lo metto sempre qui da qualche parte. E noi ci vediamo ai prossimi incredibili video recensioni gameplay. Ciao ciao!